Come lo spiego a chi non ha Twitter? Questa è la partenza assoluta del video di oggi, che andrà a discostarsi dai soliti argomenti. Oggi non parliamo di Juve, non parliamo di calciomercato, non parliamo di queste cose, però siamo legati fortemente a questa storia. Ne devo parlare per forza di cose, perché si incastra perfettamente con tante battaglie che ho sempre cercato di portare avanti questi anni nel web. Quindi discutiamone tutti insieme, a maggior ragione perché mi sento parte di questo movimento che ha portato allo scompiglio a livello mondiale. Ieri sera il Twitter calcio si è ampiamente superato, è andato veramente oltre ogni limite, ogni oltre umana percezione o previsione soprattutto. Perché se mi avessero detto che un giorno, a partire dal tweet di un utente italiano che andava a memare all'interno di un evento mondiale come l'attentato a Trump, per poi far finire un tifoso della Roma su tutti i telegiornali e su tutti gli organi di informazione, reo di aver sparato a Trump mentre questo in realtà era a casa sua a dormire, beh, non ci avrei creduto, mi sarei fatto una grassa risata. E devo dirvi la verità, questa storia mi ha divertito e anche parecchio. Non voglio essere ipocrita, non voglio essere bugiardo, ma dietro questa storia ci sono tante cose da dire. Come lo spiego a chi non ha Twitter, quindi? Beh, facciamo un passo indietro. Sapete tutti quello che è accaduto ieri sera? Avete visto dell'attentato a Donald Trump all'interno di una campagna elettorale? Stava parlando al popolo, agli elettori, e a un certo punto un proiettile l'ha raggiunto, è caduto per terra e poi si è rialzato con un orecchio sporco di sangue. Per sua fortuna l'attentato è stato sventato dalla pessima mira dell'attentatore, possiamo dire così. Poi ci sono tante cose da dire, probabilmente anche qui come fa un cecchino a non beccare esattamente il bersaglio a cui stava sparando, o un cecchino molto scarso, oppure c'è anche qualcos'altro dietro. Ma lasciamo stare queste cose che non sono di mia competenza e sinceramente nemmeno mi interessano. Però Trump si rialza con questo orecchio sporco di sangue e inneggia all'America con il pugno alzato verso il cielo. Ecco, da qui in avanti è una corsa all'informazione. Trump è vivo? Trump sta bene? Trump è morto? Hanno beccato chi ha sparato a Trump? Si sa chi è stato, perché lo ha fatto, eccetera, eccetera. Fino a quando non si arriva a questo tweet. Allora, io voglio ragionare su questa schermata, ve la lascerò un attimino perché voglio veramente che si possa ragionare su tutto. Il nome dell'utente è Cane della Violesia. E c'è un cane, una bandiera americana e un pallino viola. Già qui possiamo capire che non stiamo parlando dell'account o della fonte ufficiale più affidabile di sempre. A maggior ragione se andiamo a leggere il nickname che è Moussoligno. È facile capire che è l'insieme delle due parole, anzi dei due nomi, la fusione di Mourinho e Mussolini. Quindi già da qui dovremmo capire che si tratta assolutamente di un insieme di meme. E dice: Breaking news! Il dipartimento di polizia di Trump dice che è stato arrestato l'attentatore, è stato identificato. Il suo nome è Marco Violi, anzi Marx Violets, ed è un membro bla bla bla. Prima dell'attacco ha caricato sul suo canale YouTube un video in cui annunciava che la giustizia sarebbe arrivata. E poi c'è questa foto di Marco Violi e questo tweet è poi passato alla storia. Chi è Marco Violi? Marco Violi è un giornalista italiano, tifoso della Roma, che ha anche dei profili social, un canale YouTube, una testata giornalistica, eccetera, eccetera. Ed è diventato una sorta di meme per via delle canzoni che cantava a tema Roma e per via delle brevi clip video che sono poi diventate virali su Twitter. Questa è la storia. Quindi nella serata di ieri sera, dopo l'attentato a Trump, questo utente, che si è disattivato nel frattempo, ha ben pensato di cercare probabilmente all'interno di una cartella che aveva sul computer una foto di Marco Violi e di scrivere questo tweet. Questo tweet è diventato virale. È stato condiviso su tantissime pagine da milioni e milioni di follower, dall'America alla Spagna, quindi tutta l'Europa in realtà, si è passati anche al Sud America. È arrivato praticamente ovunque.
TikToker, profili Facebook, profili Twitter, profili Instagram. Se voi andate su qualsiasi social a cercare Marx Violet, è finita. Viene fuori tanto di quel materiale che potreste vomitare dal ridere. Perché nessuno si è preoccupato di fare fact-checking. Questa cosa è stata scritta su internet, quindi questa cosa è vera. Cioè, siamo arrivati addirittura al punto che un corrispondente della Casa Bianca per un sito web della Casa Bianca, con cui collabora per la Casa Bianca, è andato a ritwittare questa roba. Cioè, stiamo parlando di persone potentissime. Cioè, io mi immagino a un certo punto, ieri sera, Trump con l'orecchio maciullato che guarda sul telefono il video di Marco Violi che fa papapapapam con le mani e dice: ma chi è questo? Forse non stiamo comprendendo la gravità di quello che è accaduto. E noi abbiamo sempre affrontato queste tematiche lato calcio della serie, cerchiamo sempre di informarci da quegli organi che consideriamo affidabili, cerchiamo sempre di escludere quello che viene postato sui social. Quante volte mi avete detto: ho letto questa roba su Twitter, ma è vera? Allora, fermo restando che il fact checking sui colpi di mercato ci viene difficile farlo, perché o chiamiamo direttamente la squadra interessata o diventa molto complicato. Però ci si può sempre affidare a quelli che sono gli organi di informazione più importanti, più rilevanti e tutti quelli che comunque consideriamo affidabili. Giornalisti affidabili, testate affidabili. Poi è ovvio che non c'è la verità assoluta in nulla, però aiuta tanto iniziare ad escludere i finti insider, e quelli che arrivano magari sempre dopo, quelli che sementano le notizie, i profili Twitter creati ad hoc o persone che semplicemente stanno cercando quei 15 minuti di celebrità, come diceva Andy Warhol. Quindi secondo me questa storia ci insegna veramente tanto dal punto di vista proprio di internet e anche dal punto di vista di Twitter. Twitter è una piattaforma folle, ragazzi. È una piattaforma folle. Io la uso tanto per lavoro, perché dal creare alcuni thread magari interessanti lato calciomercato, a postare alcuni pensieri che poi vengano ricondivisi anche su Instagram in forma di immagine, a spammare i miei video o leggere le notizie, leggere le analisi di altri utenti che considero affidabili. Ci sono tutti i giornalisti, ci sono tutte le istituzioni. È molto utile come piattaforma Twitter. Poi c'è quel sottobosco incredibile formato da persone che si divertono, che questo è, a passare la giornata a creare meme, a creare disinformazione, a interagire con profili maggiori. Cioè c'è proprio della gente che crea degli account appositamente. Prima parlavo dell'utente di Moussoligno che si è disattivato. C'è stato anche la presa di posizione ufficiale di Marco Violi su Instagram, che ha detto: io stavo dormendo, sono stato svegliato nel cuore della notte alle 2 di notte perché mi stavano arrivando troppe notifiche, il mio telefono stava squillando ininterrottamente, e ha postato il nome anche di questo utente. Ha detto che andranno per vie legali, che c'è già un procedimento penale aperto, perché è dal 2018 che diversi utenti gli hanno rovinato la vita. Queste sono le parole che ha utilizzato Marco Violi, quindi c'è anche una sorta di bullismo, di cyberbullismo, di violenza a livello personale su questa persona. Però la cosa assurda, ragazzi, che mi viene a dire è che sicuramente ci saranno delle ripercussioni penali o economiche nei confronti di questo utente, perché la cosa è sfuggita di mano, non solo è andata oltre in Italia, è andata oltre nel mondo. Cioè, probabilmente questa roba è arrivata alla Casa Bianca, probabilmente la CIA, l'FBI ha lavorato su questa roba qui ed è andata a smentirla. Ci saranno stati sicuramente i servizi segreti americani dietro questa cosa, che hanno dovuto cercare di fare loro fact-checking all'interno di una notizia che ormai era diventata virale di dominio pubblico, anche se assolutamente non verificata. Però io voglio ragionare sul fatto che questa persona, che pagherà sicuramente e anche giustamente, pagherà per via di quella che è l'incompetenza e anche la stupidità di tante persone. Perché i video che stavano circolando erano video in cui lui parlava in italiano, cioè banalmente sarebbe bastata una qualsiasi intelligenza artificiale, o non so se anche Google Translate adesso fa questa roba, buttare in pasto il video a questa intelligenza artificiale. Addirittura c'è un profilo su Twitter che, se tu tagghi nei commenti, ti restituisce lo stesso video ma tradotto in una lingua a tua scelta, o sarebbe bastato farlo ascoltare a qualche sito per poi tradurlo con un traduttore e leggere cosa stava dicendo. Qualsiasi video di questa persona
che parla del calciomercato della Roma sarebbe stato smontabile in 0,1 secondi. A maggior ragione sarebbe bastato cercare l'identità di questa persona per poi rendersi conto che effettivamente non esiste nessun Mark Violet all'interno degli Stati Uniti d'America. Quindi questa è qualcosa che veramente grossa, è nata all'interno di un contesto che io quotidianamente utilizzo per lavorare, per cercare di portarvi anche nel minor tempo possibile determinati argomenti all'interno dei video, perché ovviamente Twitter è il modo più veloce per far passare un'informazione, ma questo vi racconta anche quanto filtro deve esserci all'interno di quello che si legge e quello che si riporta, perché sennò si rischia sempre di fare delle brutte figure. Ripeto, se mi metto qui e faccio una brutta figura perché ho letto utente Pinco Pallino che ha creato il fake di un giornalista e io ci ho creduto perché non c'era la spunta blu, è un conto. Se si arriva all'interno dell'informazione globale a far passare uno youtuber tifoso della Roma che stava beatamente dormendo alle 2 di notte come l'attentatore alla vita di Donald Trump, secondo me siamo andati decisamente oltre, anche perché questa storia che poi su Twitter puoi comprare la spunta blu, io stesso l'ho acquistata perché mi dà delle possibilità in più, come dei post con più caratteri che sono assolutamente molto utili, una rilevanza maggiore nei commenti eccetera eccetera, però è anche vero che ho visto un sacco di account con la spunta blu che interpretano anche persone che non sono reali, quindi anche un attimo adesso con questo meccanismo di Twitter riuscire in un modo o nell'altro a passare per chi non si è. E quindi come lo spiego chi non ha Twitter? Io ci ho provato, questa è la storia, questa è quello che è accaduto stanotte alle 2 di notte, all'1:30 di notte, e io fino alle 3 sono stato sveglio perché volevo assolutamente vedere gli sviluppi di questa vicenda. Stamattina mi sono svegliato con delle secche smentite organi di informazione che dovevano mettere la foto di Marco Violi per smentire: no, non è stato lui, non è l'attentatore di Donald Trump. E mi sono anche domandato: ma c'era davvero bisogno di smentire questa roba? E la risposta è: a quanto pare assolutamente sì. E questa è la risposta preoccupante. Ma ho visto anche un sacco di post, anche di utenti con la spunta blu verificata su Twitter, o anche influenti perché fanno questa cosa di mestiere e quindi riportano notizie, che anche stamattina postavano la foto, postavano il nome Mark Violet e dicevano che quello era l'attentatore. Come lo spiego chi non ha Twitter? Io ci ho provato, fatemi sapere se ci sono riuscito. Follia.